è una spedizione polare, oltre è una misura in cui l'essere umano si confronta nei confronti di tutto, oltre è una tradizione che viene ripetuta 90 anni di distanza, oltre è la spedizione più estrema che abbiamo mai fatto e oltre è la prossima realtà di tutti noi. Partiamo per la Siberia e che Dio ce la mandi buona. Siamo arrivati alla giornata più importante, avevamo preannunciato questo varo in corso Buenos Aires, 30 novembre, mezzi pronti, tutte le parti tecniche approntate, tutti i dettagli controllati. Siamo assolutamente tranquilli che sarà una partenza che ci porterà a Welen. Arriveremo il 30 di marzo e saremo pronti per mandarvi un comunicato dal confine estremo tra la Russia e gli Stati Uniti. Aci Global è la società che garantisce l'assistenza sanitaria alla spedizione. Che cosa faremo? Abbiamo un medico a bordo che seguirà tutto il periodo della spedizione, dotato di apparecchiature di rianimazione, di tutti i farmaci necessari, di presidi chirurgici, di ortopedici. Ovviamente il supporto a questo medico c'è la centrale operativa nostra, che garantirà un'assistenza 24 ore su 24. Avremo a disposizione uno specialista per ogni specialità della medicina, per cui il medico potrà in qualunque momento lavorare con uno specialista che lo potrà condurre e supportare per tutte le patologie specialistiche. Ci occupiamo naturalmente poi dell'eventuale intervento per il recupero di feriti, di malati che dovessero esserci durante il trasporto e di preleveremo da dove sono e li riporteremo in Italia. Buonasera innanzitutto, sono Maggiore Falco, si occupa della sezione sciampinistica. Io rappresento il gruppo degli alpini che prenderà parte a questa spedizione e noi vogliamo dare con la figura della guida alpina militare il nostro apporto tecnico per tutto quello che può essere necessario per vivere e muoversi in ambienti così ostili e così particolari. Abbiamo delle esperienze alle nostre spalle, vissute in Antartide, anche in Artide, comunque in altre parti del mondo, nelle spedizioni alpinistiche. In questo caso, in questa spedizione esplorativa, pensiamo di dare il nostro apporto tecnico. L'esercito italiano, in particolare la scuola militare alpina con i suoi istruttori, sono molto lieti di poter partecipare a questa esperienza.